importante di questa serata, che è la premiazione con il messaggio della nostra madrina della prima edizione di Insieme per la Legalità, ed è Antonella Leardi. Vogliamo fare un applauso alla mamma coraggio, Antonella Leardi. Vieni Antonella, ecco qua. Antonella, abbiamo per te Antonella un premio che lo facciamo consegnare dal sindaco. Questa è un'opera dello scultore Domenico Sepe, è San Gennaro con Vesuvio di Napoli. I fiori l'abbiamo dati, poi c'è un diploma che facciamo leggere alle nostre presentatrici. Diploma di merito alla madrina dell'evento, Insieme per la Legalità, Antonella Leardi, per la sua costante presenza, lungimiranza e sani valori della vita contro ogni forma di violenza, battendosi sempre per il giusto e la legalità. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato a questa bellissima serata, una serata ricca di messaggi, ma il nostro messaggio è unico. Pace e legalità. Io rappresento le persone che quando hanno del male traggono il bene. Io sono una mamma che dal male trae il bene. Ciro vive nel cuore, che le persone che amano il calcio, amano lo sport, sano, sano. Io urlo sempre ai ragazzi: ragazzi, dallo stadio si torna senza voce, non si deve tornare senza vita. Quindi Angelo, lo sai, quando posso ci sono sempre, perché noi ci conoscevamo anche prima di quello che era accaduto. Però io dico, i morti sono coloro che compiono certe cose. È più vivo Ciro e tante persone che sono state vittime, innocenti, e quindi noi siamo la scia delle persone care che abbiamo perso. E niente, sono un po' emozionata perché è una data un po' per me particolare. Oggi a qualche giorno compiranno 8 anni che Ciro non c'è più, però io sento sempre la presenza di mio figlio in tutto quello che io faccio. Applausi. Ho scelto Antonella come madrina perché Antonella è il coraggio, Antonella è la speranza, Antonella è la mamma di tutte le mamme. Antonella dalla sofferenza ha tratto il bene, Antonella dona messaggi nelle scuole, Antonella è la mamma che tutti vorrebbero, quella che perdona, quella che oggi l'egoismo umano non ci porta più a perdonare. Grazie. E adesso facciamo un saluto, vieni, ti trovi qua, io sono così, sono spontaneo. Ciro è stato anche lui vittima di tanti attacchi terroristici, di tanti attacchi di persone non per bene, ma lui ha fatto di questo, ecco, qualcosa di utile, i fiocchi di neve, ma soprattutto ha portato in alto la sanità attraverso i dolci, quindi l'amore sconfigge il male. Ciro, io ringrazio te che questa situazione che porti avanti è un successo per Napoli e per la Campania. Noi dobbiamo solo avere il sogno di realizzare, perché oggi i ragazzi di oggi hanno perso di sognare, hanno perso le speranze. Noi grandi dobbiamo far uscire il coraggio a questi ragazzi per non farli stare per la strada. Queste sono le parole più importanti che posso augurare ai ragazzi di oggi. Bravo Ciro Portella! Grazie Ciro. Allora, nel frattempo io vi presento le mie miss che mi accompagnano in tutti i miei eventi. Signori, vogliamo fare un applauso alla bellezza, Mara Mollo, guardate quanto è bella, e poi Lucia Schettino, sono le mie due miss, ecco qua. Allora Monica, noi siamo pronti per giocare 20 minuti, ma nemmeno, e poi subito dopo c'è la festa che finirà con i fuochi d'artificio, quindi non andate via, stiamo uniti, perché uniti si vige contro l'illegalità, con l'amore possiamo spostare le montagne. Andiamo.